Lo scorso autunno la regione belga della Vallonia si è trovata al centro della politica commerciale internazionale, bloccando il processo di ratifica del CETA, l'accordo di libero scambio con il Canada. Dopo intensi negoziati, i parlamentari valloni hanno dato luce verde a un accordo modificato. Mercoledì tocca ai deputati europei. Non pensate che il Parlamento vallone abbia voluto solo farsi pubblicità, avverte il presidente dell'Assemblea. Il Parlamento della Vallonia ha delle rivendicazioni e se queste non sono ascoltate lealmente dai nostri amici canadesi, dal Consiglio o dalla Commissione, non ratificheremo il trattato, che potrà entrare definitivamente in vigore solo se avrà ottenuto tutte le ratifiche nazionali e noi, il Parlamento della Vallonia, siamo assimilati a un Parlamento nazionale. Philippe Boll è a capo di un'impresa che produce componenti per accelerare la banda della fibra ottica e che ha sede nel sud della Vallonia, ma è presente anche in Cina e nell'America del Sud. Per lui il CETA è un'opportunità. Io lavoro con clienti a livello globale, planetario. Noi lavoriamo su componenti molto piccoli, ma i clienti vogliono interventi molto rapidi nella consegna dei nostri componenti. Il CETA mi permetterebbe di gestire gli stock che ho sulle mie diverse linee di produzione senza obblighi amministrativi e spese doganali. Per Philippe Boll avvicinarsi al Canada è un modo di avvicinarsi al mercato statunitense, ma le posizioni protezionistiche ostentate dal presidente USA Donald Trump lo preoccupano.